Buongiorno cari amici, eccoci qui oggi 16 febbraio 2018 con la seconda edizione della nostra rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Napoli, così l'azienda regionale cerca i trafficanti di rifiuti. Ci dobbiamo saziare tutti e ci lasciamo un po' d'appetito, hanno detto. 6.000 tonnellate al mese, smaltiti in cambio di 175 euro a tonnellata. Totale 1 milione di euro ogni 30 giorni, ma solo in cambio di una maxi tangente ai politici. E quanto questa tangente, cari amici? 170.000 euro. In un anno sono più di 2 milioni di euro. In Campania l'immondizia vale oro. Quindi voi amici della Campania, quando andate a votare, sappiate cosa votare. Bologna, esplosione nelle cantine di un palazzo in via Pietro Canonici, un morto, stava maneggiando materiale bellico. La vittima è un uomo di 59 anni, Fiorenzo Romagnoli si chiamava. Dalle prime ricostruzioni stava lavorando su alcuni proiettili quando c'è stato lo scoppio, che oltre alle munizioni avrebbe fatto saltare in aria anche una bottiglia di solvente che era poco lontano. Veneto, la maggioranza di centrodestra affossa lo stanziamento del governatore Zaia alla clinica per il cambio di sesso. Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Centrodestra Veneto e Veneto per l'Autonomia hanno votato le contromozioni alla proposta della giunta, sconfessando il progetto del potente presidente regionale. Il leghista Finco dice: questo tema va discusso, se ci sono persone che vogliono cambiare sesso lo facciano, ma non a spese del pubblico, altrimenti rendiamo gratuita anche la chirurgia plastica. Turchia, ergastolo per 6 giornalisti accusati di aver sostenuto Gulen contro l'ordine costituzionale. La giornalista Ilika e i fratelli Altan sono state accusate di aver incitato al golpe e di avere legami stretti con esponenti di spicco della rete del predicatore. Secondo l'accusa, 2 giorni prima del fallito colpo di Stato hanno lanciato messaggi subliminali di propaganda a favore del tentativo di putsch. Parma, la capitale della cultura 2020, battute Nuoro, Piacenza e Agrigento. Quindi è Parma la capitale italiana della cultura per il 2020. Ad annunciarlo è stato il ministro dei beni culturali e del turismo, Dario Franceschini. Oggi al MIBACT, scusatemi. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.